Ma si dirà l'iris o la iris? Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale con questo interrogativo, come dire, amletico. Cominciamo la nostra puntatona, perché oggi è davvero una puntatona. È una puntatona, perché oggi il nostro video è in collaborazione, dillo tu, con ANAS, AISCAT e Società per le Autostrade e la Società Panificatori Italiani, che in pratica sarebbe Annalisa Superstar. Anzi, oggi il canale con cui collabora con noi è proprio Casa Superstar. Su Casa Superstar si faranno le iris palermitane alla ricotta. Trovate il video qua dove ce l'hai col pallino e giù nel box informazione. Su due cuori una cappa si faranno gli iris mascoli, gli iris catanesi. Allora, i nostri iris sono invece con la crema al cioccolato. Ma si dirà le iris o gli iris? Bene, per tutti quelli a cui non gliene frega niente di sapere questa cosa, perché dopo l'arancino, l'arancina, vi siete rotti gli arancini o le arancine. Dai! Bene, non ce ne frega niente, no. Andiamo a fare questi... No. Abbiamo fame, vogliamo fare le iris. Aspetta, dobbiamo salutare Annalisa, maleducato! Saluta Annalisa. Ciao Annalisa. No, allora... Tra palermitani e catanesi ci sono sempre questi contenziosi sul genere femminile o maschile delle cose alimentari. Gli iris, le iris, l'arancino nostro, le arancine loro. E si scatenano guerre su Facebook, a cui anche io partecipo. La Crusca di recente ci ha dato ragione. Se lo dice la Crusca va sempre bene, veramente. Perché quella è integrale e ci sta su tutto. E soprattutto... Ragazzi, non è importante, perché sono due cose diverse, simili, appartengono alla stessa famiglia, ma diverse. Come diceva Annalisa la volta scorsa al telefono, è come paragonare le ciliegie alle amarene. Appartengono alla stessa famiglia, ma sono due frutti diversi. Le iris e gli iris appartengono allo stesso ceppo culturale della nostra pasticceria, ma sono poi due cose diverse, non vanno paragonate tra loro per bontà, vanno mangiate entrambe, e quindi ve le prepariamo entrambe, idem per gli arancini e le arancine. Sono simili ma sono diversi, come le castagne e i marroni. Ora, non volendo come quelli che ci hai fatto, proprio ci hai fatto due marroni così, brava. Io faccio innanzitutto, mando un grande saluto, un abbraccio ad Annalisa, che si accinge a fare con noi la sua prima collaborazione. Brava, la sua prima collaborazione. È la sua prima collaborazione. Auguri! Bene, quindi Annalisa, ciao, benvenuta nello sfavillante mondo delle collaborazioni, e speriamo di... Secondo me se ne pente, non ne fa più dopo la nostra. E se poi te ne penti, se uno non prova non sa, poi ne trarrà le sue conclusioni. Intanto ti mandiamo un grande bacio e corriamo subito a preparare i nostri iris, e tu a preparare le tue. Ah, non è finito il video? No, andiamo a prepararli, forza! Ed ecco gli ingredienti per creare i nostri iris catanesi. Iris dal nome della protagonista dell'opera, dell'omonima opera di Mascagni, dolce inventato dal pasticcere Loverso in occasione della messa in opera, della prima, del debutto di questa bellissima opera. E gli ingredienti per farli sono 500 g di farina, di cui 300 farina 00 e 200 farina Manitoba, quale vedete mischiate e già setacciate, 10 g di lievito di birra, 300 ml di latte, 60 g di zucchero semolato, 7 g di sale, 60 g di margarina. La migliore secondo me è la Vallée. Sì, signori miei, la margarina, non lo strutto, non il burro, per le preparazioni pasticcere, delle brioche, dei pani morbidi, dei pani dolci, detto dai pasticceri, qui a Catania usano tutti la margarina. Io ero terrorizzata di dover usare lo strutto, bene, no, margarina. Per un giorno, per una volta, non vi ucciderà, state tranquilli, sono sicura che non vi sfonderete di iris tutti i giorni. E questo per l'impasto della brioche, del panino. Per la farcitura,
della crema al cioccolato. È inutile che vi dia qui la ricetta, perché la migliore crema che vi potessi consigliare ve l'ho già fatta, la trovate qui dove c'è lei col pallino. Crema al cioccolato, è deliziosa ed è ottima per farcire gli iris. Terza fase, la frittura. Per la frittura ci occorrerà ancora un po' di latte, 20 ml, un uovo, del pan grattato e naturalmente, per friggere, dell'olio rigorosamente di semi. Cominciamo subito. Prima di procedere, verso i 10 g di lievito, spezzettandolo, e verso nel lievito spezzettato un poco, un 20 grammi, 30, non importa quanto, del mio latte che ho riscaldato. Deve essere appena tiepido, deve agevolare il discioglimento ma non bruciare il lievito. Nel rimanente latte, invece, verso il sale. Voilà, tutto. E lo muovo un po'. E adesso, piano piano, in planetaria. Versiamo tutta la farina, Manitoba e 00, in totale 500 grammi, zucchero, tutti e 60 grammi, la margarina, e faccio andare un po', ve lo metto qui, a bassa velocità. L'impasto sta prendendo vigore, butto il latte con il lievito dentro. Attenzione che non rimanga lievito nella ciotolina. Fate prendere tutto l'impasto delicatamente. Si è amalgamato bene il tutto. Rendiamo tenace l'incordatura aumentando la velocità. Ok, ed ecco il nostro impasto. Sganciamolo dalla bowl della planetaria. Ma lo lascio qua dentro, cioè io lo sgancio, lo rendo libero, come si suol dire, perché così la lievitazione può andare, ma lo lascio lievitare qua dentro, non è che lo sposti più di tanto. Metto dentro il forno con la luce accesa e lo lascio qui per 2 orette, il tempo che lieviti. Incrociamo le dita e ci vediamo tra 2 ore. Ed eccoci qui dopo 2 ore, vediamo se è lievitato. Che dite, è lievitato? E io direi proprio di sì, direi proprio di sì. A questo punto quindi dobbiamo fare dei panini. Sporco anche le mani di farina e butto giù il mio bell'impasto lievitato. Ok, adesso dobbiamo creare dei panini da 70-80 grammi ciascuno, meglio 80 se volete fare gli iris catanesi, perché gli iris catanesi sono grossi così, sono delle bombe di dimensioni veramente esagerate. Quindi io prendo il mio impasto e lo peso, questo è troppo, ok, più o meno così. Ecco qua i miei 10 panini. Quindi adesso faccio lievitare per un'altra mezz'oretta, anche un'oretta, in forno su una leccarda questi panini, distanziandoli leggermente. Ne metterò 5 per ogni leccarda. Per intenderci, è così che disporrò i miei panini nella leccarda. Io adesso li metto in forno con la luce accesa per un'altra mezz'oretta, tre quarti d'ora, anche un'ora se volete, quindi una doppia lievitazione, dopodiché 180 gradi, forno statico per 15-20 minuti, comanda il vostro forno. Quando li vedete dorati in superficie sono pronti. Ok, questi sono i panini che tra un po' andranno in forno e adesso tiriamo fuori dal forno i panini che ho già inserito. Guardate un po', adesso change della gav, voi qui a raffreddare e loro in forno a cucinare. Eccoli qua, adesso facciamoli raffreddare completamente e poi li facciamo insieme. A dopo.
I nostri panini sono belli e pronti per essere farciti, ma guardate che belli che sono. Allora, come si fa? Si prende un panino e lo si buca sul fondo. Si fa un bel giro tondo. Voilà! Si toglie questo tappo che non si butta, quindi con un coltello o con un cucchiaino, meglio ancora, si scava, io faccio con le mani perché voglio sentire quello che tolgo, e si toglie un bel po' di mollica, un bel panino vuoto. Ok? Prendiamo la nostra crema al cioccolato e cominciamo a farcire il nostro panino. Riempite bene bene a tappo, come si dice qui da noi. Levate l'eccesso di mollica anche dalla base e rimettete al suo posto il nostro tappino di pane ben infilzato dentro. Così facciamo, così anche con tutti gli altri. In una ciotola metto 3 uova e 60 ml di latte e mischio il tutto. In un'altra ciotola ho un bel po' di pan grattato, io ne ho messe una busta da 500 grammi, l'ho messa tutta, quindi cosa faccio? Immergo i miei panini farciti prima nell'uovo e poi giù, boom! In una casseruola tutta d'alluminio io metto 1 litro di olio di semi e faccio riscaldare ben bene l'olio. Possiamo immergere i nostri iris. Man mano che uno va, metto anche l'altro, così il livello dell'olio sale e li copre maggiormente, no? Devono uscire fuori bruniti, molto molto scuri. Ed ecco il primo iris bello e pronto. Poggiamolo sulla carta assorbente e lasciamolo riposare un attimino. Nel frattempo immergiamone un altro. Ed eccoli qua, i primi iris della mia vita, fatti grazie a voi, grazie anche ad Annalisa che mi ha dato lo spunto per mettermi ai fornelli e creare queste tipicità della nostra Sicilia. E voilà, signori e signori, l'iris al cioccolato, questo è l'iris al cioccolato. Buon appetito a tutti! Iris, quindi correte a provarlo, mi raccomando, donne, bambini, andate, ragazzi, fate la crema, fate gli impasti, fate tutto, friggete, mettete nel forno e o mangiate caldo o freddo, anche freddo è buono, caldo secondo me è ancora più buono. A me piace freddo, a lui piace caldo, e dipende, è buonissimo in tutte le circostanze. L'iris è una bomba calorica, vi avviso, non è più dannoso di altre cose, perché poi alla fine non è una bomba calorica perché è pieno di grassi, assolutamente no, non c'è panna, non c'è nulla di dannifico in questo senso, però è effettivamente
un bel dolcetto sostanzioso. Ma basta dire però, queste cose, però, mangiate a cuor leggero, che ve ne frega, non è che ve ne dovete mangiare. Ah, stavi dicendo. Dai, continua. Bene, quindi mangiate a cuor leggero, fregatevene di tutte queste cose che dice lei, e basta, non è che ne dovete mangiare 100, ne mangiate uno, due, quelli che sono, giusto? Come te, no? Come me, che me ne vado uno, due, uno dietro l'altro, e poi a pranzo, e poi a cena, e poi divento io un iris. Comunque, basta un pochettino di cura e accortezza nel computo calorico generale e potete anche inserirli, perché sono buonissimi. Volete fatto un video di come computa lei generalmente le cose? No, non sì, è il mio sì, mestiere. Fallo. No. E allora? Volete fatto un video di come dice no? Allora, torniamo a noi. Adesso andate a vedere le iris alla ricotta di Annalisa. Vedrete che il procedimento è completamente diverso, proprio è lo stesso risultato estetico, però un procedimento completamente diverso. E poi decidete quale provare, anzi provateli tutti e due e diteci se vi piacciono entrambi, sicuramente sarà così, perché anche gli spalerminali sono molto molto buoni. Bene, quindi bene, per tutta la gente nordica, provate queste iris, gli iris, o come volete chiamarli, li chiamate. L'iris è un dolce buonissimo, da noi è un dolce da colazione, immagina un po'. Molto facciamo spesso la colazione. Quindi basta, per una volta manda via la frutta, manda via i cereali e mangiati questo bel iris accompagnato da un buon caffè, sicuramente buonissimo, è vero. Basta parlare, noi mandiamo un grande bacio ad Annalisa, in bocca al lupo per la tua prima collaborazione. Hai scelto bene anche se c'è lei, hai scelto bene, quindi brava, complimenti. E soprattutto un enorme bacio a tutti voi che ci sostenete, ci volete tanto bene. Grazie per le donazioni che ci fate, non ne arrivate neanche una, peccato, quindi continuate a mandare qualcosina. Di qualcosa agli amici del pollice in giù. Maledetti amici del pollice in su, maledetti amici del pollice in giù, mi raccomando, quindi provate anche voi questo iris, sperando che vi venga bruciato, è un peccato. Invece fate questo iris e convertite il vostro pollice in giù in un bel pollice in su. Bene ragazzi, basta parlare, questo video è chilometrico, vi mando un grande bacio all'Annalisa e noi ci troviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.